Hernandez e McKennie consegnano al vasto Girardi la salvezza diretta ad una giornata dal termine delle ostilità nell'impianto amico del Filippo di Tella, in uno scontro vitale anche per le sorti della formazione viaggiante, il Monte Giorgio alla ricerca disperata di punti. Pioggia e nebbia accolgono i 22 in campo, Hernandez al primo assalto recupera palla, salta la difesa ospite e infila una sassata lì dove Forconesi non può arrivare. I gialloblu la sbloccano dopo solo tre giri di lancette. I marchigiani di Roberto Bacci si rimettono in sesto e si fanno preferire al minuto 28 allorquando Tenkorang arriva con una frazione di secondo in ritardo su un perfetto invito dinanzi all'estremo di casa Petriccione. Gli ospiti si rifanno sotto prima di tornare negli spogliatoi, troppo poco dall'angolo per impensierire però Ruggeri e compagni. Dopo un inizio di ripresa in gestione i molisani ripartono dal basso, Calemme riceve palla, si lancia in avanti e offre la sfera a Fiori, stoccata forte ma centrale su Forconesi, pronto nella respinta. La rete della sicurezza arriva su una invenzione di Hernandez, il quale apre sul fianco mancino per il centravanti McKennie, che non sbaglia e sigla il raddoppio a metà secondo tempo. È l'ultimo atto di una partita vibrante che il vasto Girardi, mai domo, riesce a condurre in porto per certificare la venuta salvezza dinanzi ai propri tifosi.